25 è scritto su 25, ok. 25 euro un biglietto per gli Uffizi, secondo lei è un po' caro? Sì, un pochino sì, però alla fine è giusto, alla fine. Per il prodotto che visiti sì. Sembra piuttosto caruccio, però d'altronde quello che c'è qui non c'è in altri posti e magari forse qualche aiuto verso gli operatori potrebbe essere apprezzato, ma visto quanta gente c'è, un minimo di limite, mi rendo conto che ci voglia in qualche modo. Cioè, pensate agli Uffizi gratis come in molte altre capitali d'Europa? Secondo me sì, sarebbe una cosa bella. Sarebbe una bella iniziativa per proporre tutte queste belle cose anche a persone che non se lo possono permettere. Secondo voi ci sarebbero più studenti che verrebbero al museo? Assolutamente, soprattutto io che faccio l'artistico, cioè per le persone che studiano arte così di sicuro verrebbero molto più volentieri. Però in Italia ce ne sono pochi gratuiti, comunque va detto, io non ne conosco, ecco, si fanno pagare anche le chiese, quindi insomma si paghino gli Uffizi non mi sorprende. E in merito al rincaro, soprattutto quello della Galleria degli Uffizi, che dal 1 marzo un biglietto costa 25 euro, ha portato studenti come Leonardo a creare una petizione per quanto riguarda una raccolta firme. Sì, l'idea appunto è quella di creare una sinergia maggiore tra i luoghi della cultura e le nuove generazioni. L'andamento in questi 15-20 giorni è molto positivo, abbiamo superato proprio qualche giorno fa le 500 firme, partendo ovviamente da zero, con l'ambizione appunto di cercare di abbattere un po' questa barriera che spesso vi è tra le nuove generazioni e la cultura e viceversa, e quindi la nostra iniziativa insomma va un po' in questa direzione, ovvero quello di agevolare anche gli ingressi per gli studenti universitari di Firenze. Ovviamente l'ambizione è quella di aprire un ciclo, un percorso che poi possa portare Firenze, ma più in generale la nostra nazione, l'Italia, ad essere comparata appunto anche alle grandi istituzioni europee. Quante sono le firme che vi prefiggete di raccogliere? Noi cerchiamo di raccoglierne il più possibile, arrivando sicuramente a una base di 1000 firme che possa bene o male, come dire, darci una forza e un sostegno sulla città di Firenze. Poi chiaramente più firme riusciremo a raccogliere, più ovviamente la nostra istanza sarà forte. Cioè, penso sia giusto rendere un servizio del genere gratis per noi studenti almeno.